ospedale veterinario @aslnapoli1centro.it per candidarvi per questa adozione. Beh, niente male anche i protagonisti di oggi, guarda che belli che sono, sono meravigliosi. Il Bull Mastiff. Muscolari. Muscolari. Allora conosciamoli con Giuseppe, ciao Giuseppe, Umberto, benvenuti, ciao. Siete grandissimi. E allora, vi sentite? Loro arrivano direttamente dall'Inghilterra. Allora, innanzitutto, come nasce questa razza? Allora, Massimiliano, questa razza nasce in Inghilterra, ci sono testimonianze che risalgono addirittura al 1700, e tuttavia diciamo che un certo Moseley è colui che proprio ha fissato i caratteri di questa razza all'incirca nel 1900. Li ha fissati facendo una selezione tra Mastiff, il mastino inglese, e Bulldog, okay. 60% e 40%, ideando dei cani che dovessero essere agili, però contemporaneamente dovessero avere fiuto. Ecco, loro infatti venivano anche definiti come i guardiacaccia, è vero? Non proprio guardiacaccia, erano coloro che aiutavano i guardiacaccia e quindi erano appunto cani che dovevano riuscire a seguire una pista e dovevano appunto individuare il bracconiere, il cacciatore di frodo, per poi mettergli paura. Che bella cosa però questa, dai. Sì, e magari pure atterrarlo. Ovviamente dovevano contemporaneamente pure essere dei cani equilibrati, perché non dovevano morderlo, quindi semplicemente dovevano essere di aiuto. Senti, allora, quei due cuccioli quanto hanno? Quei due cuccioli hanno 3 mesi. Posso prenderne uno? Guarda che bello. Assolutamente sì, prego. Allora, sembrano piccoli, ma non lo so. Vieni qua, amore, vieni qua, vieni qua. Eccolo. Come sono? Che carattere hanno adesso? Visto che i guardiacaccia non lo fanno, ovviamente non li fanno più. Sì, assolutamente non li fanno più. Evidentemente la selezione che adesso avviene, che viene fatta dagli allevatori, generalmente tende a privilegiare la morfologia. Tuttavia, comunque, geneticamente hanno, voglio dire, questo istinto alla guardia, alla difesa. Sono cani che, voglio dire, fanno il loro lavoro, fungono già per la loro mole da deterrenti, pur essendo dei cani, ecco, equilibrati. Quindi senti, difficilmente... E visto che hanno ispirato anche un grande pittore. Sì, Goya. Hanno ispirato Goya, ma anche, non solo, anche Castellanos, svariati perché, pittori. Perché? E chissà che Moseley, quando diceva che voleva creare, come dire, un molosso elegante, raffinato, non sia riuscito nel suo intento. Quindi un cane che è possente, però contemporaneamente molto elegante, pure nel movimento. Senti, nel dipinto hanno la coda lunga, quindi non è stata mai tagliata? No, non è stata mai tagliata. Che bella cosa questa. Anni e anni fa c'era questa usanza di tagliare le orecchie, pure il Bull Mastiff, che avveniva. Fortunatamente queste pratiche oggi non vengono più fatte, quindi siamo... Senti, allora, loro che però che cosa fanno? Ti avvertono, ti fermano prima di attaccare? Ti racconto brevemente un aneddoto che mi è capitato. Io sono stato a Cracovia qualche anno fa, nel periodo prenatalizio, per via appunto delle vacanze di Natale, di lì a poco, e sono stato a visitare un'allevatrice molto importante che si trova lì. Comunque, busso al citofono, lei mi apre il cancello, io entro in questo giardino antistante all'abitazione e sento degli abbai, vedo queste due grosse femmine di Bull Mastiff, una tigrata e l'altra fulva, venirmi incontro. Queste mi abbaiano, però rimangono a 2 metri di distanza circa, quindi avvisano il proprietario di casa, dice c'è qualcuno, però contemporaneamente non mordono, quindi voglio dire, cani molto equilibrati. Wow, ma questo tutto, cioè, è proprio la razza Bull Mastiff che fa così, secondo te? È la razza perché è stata selezionata con questi criteri, quindi cani molto equilibrati. Cioè, se noi ci dovessimo incontrare, vengo da te, ti posso salutare tranquillamente o se comunque... Se ci sono io, ci sono i miei cani, sicuramente sono più tranquilli, quindi ti si avvicinano e ti annusano. Viceversa, se non ci sono io, farebbero la stessa cosa che hanno fatto con me queste due femmine a Cracovia. Ecco, ma quando sono piccoli così, è vero che loro sono anche dei cani abbastanza timidi? Oddio, sì. Fino al primo anno di vita? Fino al primo anno, pure un anno e mezzo, è un cane che è abbastanza timido, quindi i proprietari non si devono, voglio dire, spaventare per il fatto che il carattere non sia ben formato fino a un anno e mezzo. Poi dopo vedranno i loro cani cambiare completamente di carattere. Quindi, senti, il pregio a tuo avviso di questo cane qual è? Il pregio di questo cane è che adesso è un cane di famiglia, è un cane che insomma è in grado di poter stare tranquillamente pure con i bambini. Ovviamente io dico sempre a chi mi chiede, comunque insomma, essendo degli animali, spesso e volentieri con i segnali, insomma, noi esseri umani possiamo comunicare cose differenti, quindi sicuramente bisogna stare, essere presenti quando ci sono i bambini. Certo. Però sono cani dolcissimi, con tutti, come ovviamente puoi vedere pure con lei, sono cani estremamente dolci. È vero, con tutti gli amici di quattro zampe. E allora, è arrivato a casa un cucciolo di Bull Mastiff, andiamo a vedere la scheda, chi adatta la razza a tutti. I problemi di salute, dermatite, displasia dell'anca e del gomito, la toletta se vive in casa una volta al mese, fuori casa una volta ogni 3 mesi. L'attività fisica, 1 o 2 passeggiate quotidiane, il costo minimo parte da 1.200 fino ad arrivare a 2.500 euro. E allora, Valeria, cosa ne pensi di questi cani?
mi piacciono un casino, faccio una fatica a trovare il lato oscuro che non ti dico, ho la voglia di venirli a pacciocare. No, ma poi guarda che bello, guarda che cucciolotto. È troppo meraviglioso. No, sai che c'è di questi cani che c'è da dire? Che sono troppo paccioccosi, cioè la gente spesso li prende proprio per la paccioccosità da cuccioli e non tiene presente che diventano dei signori cagnoni. E per di più sono signori cagnoni convinti di essere cani da grembo, un po' come succede con tanti molossoidi, compresa la mia. E quindi molto spesso poi le persone non sono facilmente pronte ad accogliere un cane di 50 kg che ti abbraccia, ti bacia, ti sale in braccio, ti sbava perché sbavicchiano. E quindi a volte si trova qualche difficoltà di convivenza, ecco, però il cane, cioè, non ce l'ha lati oscuri questo cane, un cane meraviglioso. Non ce l'ha. Una cosa che voglio chiedere al dottor Argiolas, ma come si può evitare la displasia all'anca ma anche al gomito? Guarda, si può evitare esclusivamente con un'attenta selezione, quindi una volta che c'è non possiamo fare molto se non operazioni, chirurgie, riabilitazione, cosa complicata, faticosa, dolorosa, costosa. Quindi bisogna andare a escludere dall'acquisto animali che sono displasici, quindi pretendere la lastra, pretendere l'esenzione di displasia senza se e senza ma. Perfetto, grazie dottor Argiolas. Ringraziamo Giuseppe e Umberto. E allora, come avete visto, anche il Bull Mastiff, nonostante la sua presenza da duro, come vedete, ha bisogno di affetto. Ma questo vale un po' per tutti gli animali, anche per una specie che in apparenza può sembrare selvatica. Vediamo di chi si tratta nel prossimo servizio di Medis di Meo. La regia di Daniel Visentin.